Poste Italiane nega a Lanciano la sala per l'assemblea e pure il piazzale interno. E allora iscritti e simpatizzanti al Cobas Poste fuori dall'orario di lavoro si riuniscono sul marciapiede di Via Rosato. All'ordine del giorno i problemi dell'attività quotidiana del portalettere, dalla consegna delle raccomandate al regolamento per la pausa pranzo. Il delegato Cobas, Ettore D'Incecco, spiega le motivazioni del diniego dell'azienda. Ma perché loro hanno detto l'articolo 9 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle poste non prevede assemblee, però questa era un'assemblea ma era anche una riunione ed era la prima volta che l'organizzazione Cobas faceva un'assemblea riunione con gli iscritti, con i simpatizzanti. Noi la interpretiamo, come dire, come un tentativo di negare l'organizzazione Cobas, ma i lavoratori che sono qui e che in questo momento non sono esonerati dal servizio, ma sono dopo il servizio, quindi volontariamente sono qui, è la dimostrazione che diciamo, questi atteggiamenti repressivi o comunque negativi delle libertà, tra l'altro costituzionali, di poter parlare, non funzionano. Cioè, i lavoratori ormai vogliono sapere e evidentemente non si sentono né garantiti più, perlomeno questo gruppo, ma anche altri abbiamo notizie, non si sentono garantiti dalle organizzazioni cosiddette confederali e neanche quelle autonome, e vogliono i Cobas, e quindi i Cobas cresceranno. E poi l'assemblea ha affrontato anche il tema della privatizzazione delle Poste Italiane. Un elemento, abbiamo chiarito le questioni che stanno caratterizzando le poste in questo momento di conversione, di privatizzazione delle poste, una privatizzazione che secondo noi porterà una scadenza della qualità del servizio come ente pubblico, magari come ente privato che deve far soldi sarà in positivo, ma rischia di snaturare il suo servizio pubblico.